Basket, Supercoppa Italiana, Teodore fa il fenomeno, Venezia va co in finale. Basket, Supercoppa Italiana, Teodore fa il fenomeno, Venezia va co in finale. Milano piega i campioni d'Italia 82-77 grazie alla prova monumentale dell'ex Bambit, 29 punti per lui. L'Olimpia Milano alza al cielo il primo trofeo della stagione. La squadra di Simone Pianigiani supera la Reier Venezia 82-77 in finale di Supercoppa Italiana alla Unieuro Arena di Forlì grazie ad una prova magistrale di Teodore, autore di 29 punti. Dopo un'ottima partenza, l'EA 7 subisce la rimonta dei lagunari nel secondo tempo, con il match che si decide solo negli ultimi possessi. Qui sono Mbaye e Goudelock a guidare l'Olimpia al successo. Per la prima volta con lo scudetto cucito sul petto, la Reier Venezia sfida l'EA 7 Emporio Armani Milano in una gara ufficiale, la finale di Supercoppa Italiana 2018. Alla Unieuro Arena di Forlì, la squadra di Simone Pianigiani prova subito ad azzannare la partita con la bomba dell'ex brindisino Amat Mbaye che spezza l'impasse. Alla tripla del francese risponde subito quella di Marquez a Enes per il 3-3. Con i canestri di un super Tedore e con i centimetri di Gudaitis, l'Olimpia trova subito la fuga, pigiando il piede sull'acceleratore in attacco e alzando l'intensità in difesa, la tripla di Bertans regala il primo vantaggio in doppia cifra, ma grazie ai canestri di Perichi il primo quarto si chiude sul 26-17. Il nuovo playmaker dell'EA 7 non sbaglia un colpo in attacco, viaggiando con il oltre il 70 dal campo ma, all'improvviso, si spegne la luce per i biancorossi, che subiscono la rimonta dei lagunari, trascinati dalle triple di Bramos e dal talento di Perich. La tripla di Jenkins spaventa Milano con Venezia che si riporta pericolosamente sul -2, 37-35, prima della bomba di Goudelock. Straripante contro Trento ma febbricitante in serata, che manda le due squadre al riposo lungo sul 40-39 con un'altra tripla del numero 11 Orogranata. Al rientro sul parquet, Milano continua a trovare punti in attacco dal solo Teodore con Venezia che non molla un colpo, restando aggrappata ai biancorossi con la forbice del punteggio che oscilla tra i due di 4 punti di scarto. A Mikov risponde Johnson, a Gudaitis replica Bramos. L'equilibrio è massimo dopo tre quarti, 58-54 il risultato dopo 30 minuti. Il canestro di Perich fa pari e patta a quota 61 con Pianigiani che è costretto ad interrompere la partita per parlare con i suoi. In un finale punto a punto. Per i biancorossi, ci pensano le triple di Goudelock e di Mbaye a ricacciare indietro i campioni d'Italia in carica. Dopo tre quarti da spettatore, il mini Mamba, nonostante non sia al top della condizione, allunga le proprie mani sulla partita, segnando 7 punti in fila che permettono nuovamente all'Olimpia di ritrovare il vantaggio, 71-63. Venezia continua a crederci ma sono i liberi del numero 0 a scrivere la parola fine sul match. Alla Unieuro Arena finisce 82-77 per l'Olimpia che alza al cielo il primo trofeo di stagione. Il grande protagonista del match è Jordan Teodore. L'ex Bambit chiude con 29 punti, 7 rimbalzi, 5 assist e 38 di valutazione.